Che succede quando i miti invecchiano? Che succede quando sul palco, oltre alle note, vediamo scorrere il bel tempo che fu? Possono accadere due cose: o ci lasciamo avvolgere da Madama Nostalgia con tanto di rimpianti, o attualizziamo il passato cantando con loro che invece sembrano cavalcare il presente con una certa disinvoltura e in barba all'età. Del resto, se lo fanno i Rolling Stones mantenendo rock e dignità, perché non dovrebbero esserne capaci anche i Simple Mind, più giovani artisticamente? E infatti la musica c'è ancora, la gente canta ancora, gli applausi arrivano ancora e Jim Kerr si muove sul palco e fuori dal palco. A noi non resta che ascoltare. Kerr, icona musicale degli anni 80 e 90, ha anche dato prova di una buona conoscenza dell'italiano, dialogando ininterrottamente con il pubblico della Pescara Jazz, che già la sera prima aveva molto apprezzato un altro bel concerto, quello degli Incognito. Buonasera Pescara! Simple Mind, che hanno venduto oltre 60 milioni di dischi nel mondo, faranno uscire il loro ultimo album il 21 ottobre. Thank you.